Cari amici e care amiche del Cinema Rondinella, ben ritrovati. Riprendiamo da qui il nostro viaggio nel meraviglioso mondo del cinema di Aki Kaurismäki, con questo secondo contributo nel quale prenderemo in considerazione altri elementi essenziali nella poetica del regista di film come Ombre in Paradiso, La fiammiferaia, Nuvole in viaggio e Vita da Bohème. Un cineasta, come abbiamo già detto, istrionico e geniale, la cui filmografia è caratterizzata da tratti stilistici singolari e ancorati molto bene a riferimenti e a modelli unici. Lo sguardo di Kaurismäki sul mondo e sui suoi straordinari losers è compassionevole e simpatetico. Mostra cioè empatia, vicinanza e partecipazione attraverso le chiavi dell'ironia e dell'umorismo. Nel cinema del regista finlandese, cioè, si fa ampio ricorso alla gag di matrice nonsense, alla comicità alla Buster Keaton. E il film in assoluto più comico di Kaurismäki è senza dubbio Leningrad Cowboys Go America del 1989, che ha come protagonisti la band dei Leningrad Cowboys, personaggi singolari, bizzarri, con acconciature assolutamente lunari, scarpe a punta a forma di gondola che determinano una condizione di totale, assoluta separatezza dal mondo esterno e dal mondo circostante. E in più la presenza del solito grande attore, nonché amico, Matti Pelompa. Commercialmente impossibile. Andate in America. La mandano giù ogni stronzata. Chiamate mio cugino all'hotel Mansfield, Manhattan. La sequenza del film che abbiamo appena visto ci restituisce ancora qualcosa in più circa l'importanza della musica nei film di Kaurismäki. I brani musicali nei suoi film sono scelti personalmente da Aki, dalla musica popolare al rock, alla classica, e hanno sempre una forte valenza diegetica. Tornando
alle costanti dell'ironia e dell'umorismo nel cinema di Kaurismäki, è interessante notare come questi elementi vengano declinati spesso nella direzione dello straniamento. Uno straniamento raggiunto grazie alla fissità glaciale delle inquadrature, alla maniera di Ozu e Bresson, per intenderci. Grazie alle atmosfere retrò, ai silenzi imperturbabili dei protagonisti, alla laconicità e apoditticità delle sentenze, ma soprattutto grazie a un linguaggio letterario recitato meccanicamente dai personaggi, un linguaggio straniante per il quale, in virtù della sua unicità, è stato coniato il neologismo di Achillein. A tal proposito, andremo ora a vedere una sequenza tratta forse dal film più compiuto e consapevole di Kaurismäki, Nuvole in viaggio, del 1996, scritto appositamente per l'amico Matti Pelompa, che però purtroppo morì poco prima dell'inizio delle riprese. Qui tu che sei nel mare, se tu li metti in guida, dai ruttare. Cauas lente, l'innutiosa, vai in tuli e sinche, se vai kertaa. Vai pu, aika unienta, ja sateen kellot Perché non sei soittaa tornato a casa? Con la faccia ridotta come un hamburger. Avevo paura di spaventarti. E invece così non mi hai spaventata. Sono stato uno sconsiderato. Ti chiedo perdono. Chiedi l'impossibile. Tra noi è finita. Torniamo a casa nostra. Va bene. Ho fatto la valigia quando Lena ha telefonato. Hai una scarpa sfondata, hai visto? Aggiusteremo anche quella. Lehdet nuo, aika virtaa, niin nopeaa. Vi confesso che Nuvole in viaggio è anche un po' il mio film del cuore di Aki Kaurismäki. Tutto pervaso da un realismo interiore caratterizzato da fissità delle inquadrature, da influenze hopperiane, Hopper, il grande pittore americano, da silenzi ossessivi, da una misurata ierarchicità dei gesti e da dialoghi asciutti e rarefatti. Bene, anche questa seconda puntata di approfondimento del cinema di Aki Kaurismäki è terminata. Se volete continuare questo viaggio con me anche nelle prossime settimane, continuate a seguirmi sulle pagine social e sul sito del Cinema Rondinella.